addetti alla mano mancano 10.000 unità nella Polizia di Stato e 6.000 nella Guardia di Finanza. Un problema che si presenta in molte categorie che investe anche la sicurezza. Oggi in tutta Italia i sindacati SILP e SILF hanno manifestato davanti alle prefetture. Il mancato rinnovo contrattuale al centro, ma anche la problematica dei lavoratori che non vengono rimpiazzati. La richiesta evidente è quella di farsi portavoce presso il Ministero. Ne consegue non solo un problema di organico e di efficienza del servizio, ma c'è anche un invecchiamento rispetto a quella che è una popolazione lavorativa che appunto diventa sempre più anziana, e nella delicatezza di un comparto come questo è evidente che bisognerebbe invece rafforzare e ringiovanire anche gli organici. Purtroppo non ci sono gli interventi nemmeno da parte del governo, in quanto nelle manovre finanziarie non vengono stanziati fondi necessari a rinnovare sia i contratti sia a migliorare le condizioni di questi lavoratori, e quindi siamo qui oggi a Pescara, ma siamo su tutte le province italiane a manifestare il dissenso è evidenziare questo problema all'opinione pubblica, in particolare del comparto della sicurezza. A corollario del romanzo sulle condizioni di lavoro, l'unica elemosina regalata in questo mese di luglio, hanno concluso le forze sindacali, è stato un emolumento accessorio, cosiddetto una tantum di 24 euro lordi mensili a persona. Neppure mezzo caffè al giorno, con un'inflazione che viaggia oltre l'8%, si tratta di una vergogna e di un'offesa. Cosa vi aspettate? Ci aspettiamo che si apra un confronto vero e che vengano stanziati fondi per rinnovare i contratti e per dare una risposta dignitosa a questi lavoratori, senza i quali non sarebbero garantite le condizioni di sicurezza nel nostro paese, che molti propagandano e poi pochi mettono soldi affinché si rendano effettivamente efficienti.